E buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi, come potete vedere dallo sfondo, vi ho messo una brevissima partita di Call of Duty, una normalissima partita, mi serve solo per un sottofondo mentre vi spiego questa piccola cosa che voglio portare sul canale. Come sapete io ho sempre portato World of Warcraft, che per carità è il mio gioco preferito da sempre, ma purtroppo, nonostante diciamo tutti gli sforzi che faccio a livello di editing eccetera, cercando di portare anche le idee più o meno innovative che vengono portate da pochi, il bacino di utenza di World of Warcraft a livello italiano non è poi così ampio. Di conseguenza voglio iniziare a portare anche un po' di Call of Duty sul mio canale, che è comunque un gioco che io amo moltissimo e a cui appunto ho sempre giocato. Ovviamente io non sono un pro player a livello mondiale o roba del genere, però gioco da tempo a questo gioco e quindi spero che comunque questi video possano piacervi lo stesso. Ovviamente questo non include il fatto che io smetta di fare World of Warcraft, anzi, arriveranno anche più video di World of Warcraft, però saranno accompagnati anche da video di Call of Duty. Quindi vi lascio al video e spero che comunque vi piaccia. In questo caso vi invito a iscrivervi al canale e lasciare un mi piace. Eccoci qua, ragazzi, siamo direttamente nel gioco. L'argomento che voglio affrontare oggi è una classe che secondo me è veramente veramente valida per giocare su Deathmatch a squadre normale, dominio normale, non veterano quindi. La classe in questione è questa qua, quindi abbiamo praticamente il TAR 21 silenziato, silenziatore che secondo me è un fattore importantissimo sul normale, perché visto che ci sta sempre il radar, non radar attivo, però appena comunque qualcuno spara immediatamente si vede sulla mappa, di conseguenza con il silenziatore voi andate a bypassare questa cosa. Poi vabbè, la secondaria io scelgo le G18 Gimmo, che sono totalmente sbroccate, però comunque potete avere qualsiasi cosa come secondaria, non è un problema. Anche un fucile a pompa andrebbe benissimo, non è quello il punto. Come accessorio ho messo la Semdex e la granata stordente. Ho scelto le stordenti semplicemente per il fatto perché sono più facili da lanciare, nel senso ci mettono molto meno quando le vai a lanciare, invece quelle accecanti proprio a 2 all'ora. Per carità, l'effetto è molto più potente, cioè le stordenti fanno un po', ma è principalmente un rallentamento, meglio se un accecante ti becca direttamente in faccia, tipo sei cieco per 5 secondi e lì, cioè, l'avversario può fare quello che cazzo vuole. Poi un perk che secondo me è essenziale è lo sciacallo, specialmente lo Sciacallo Pro, perché ti dà da subito delle munizioni extra, perché con il fatto che con normale praticamente spari molto di più, perché non è come il veterano che appena sfiori un tizio muore immediatamente, qui le munizioni partono a manetta e quindi Sciacallo secondo me è essenziale. Vai, dovrete prendere un po' l'abitudine col fatto che è più lento a ricaricare, però alla fine quello lì non è un problema, basta solo abituarsi. Poi vai, potere d'arresto ovviamente, perché i nemici hanno più vita essendo anormale, di conseguenza fare più danni è essenziale. E poi io utilizzo Ninja Pro per i passi silenziosi, perché ormai praticamente tutti possiedono un paio di cuffie e le cuffie ti permettono di capire da dove arriva il nemico. E poi vabbè, tengo l'antidolorifico perché sì. Quindi andiamo subito a cercare un bel deathmatch a squadre e ci vediamo direttamente in partita. Me la cena da subito, non ho fatto dai niente. Ah, questa penna mappa che non si vede mai un cazzo. Ok, voi forse non lo vedete perché c'è la cam sopra, ma siamo a 4200 punti per noi. Aspetta un attimo. 1-1-1. Pezzo di merda! Pezzo di merda! Volevi accoltellarmi? Volevi! E comunque in ogni caso il TAR, anche se usate di FMC, però appunto andate a perdere quel fattore di sicurezza che è il silenziatore. Sto insomma ninjato. Ho scoperto che sono più stupido del previsto, perché se parlo non riesco bene a concentrarmi, non acchiappo un cazzo. Allora, noi proviamo a metterci qua dentro, vediamo un po', ce n'è uno lì. Eccolo, eccolo, eccolo. Ah, e col fatto che non avete per niente mira stabile sui perks, il TAR 21 tende a partire molto facilmente se sparate a ripetizione. Cazzo, quanti ce ne stanno, cazzo. Uno sta lì sopra. Ok. E ce n'è un altro lì sopra se non sbaglio, però non so se è sceso. Ah, che fai? Jerry fai? Ok, fermi tutti, calmi, rilassati. Se mi ammazza tiro via questo viene qua dentro sicuro. Meglio che ci bariamo il culo. Dai ragazzi, me ne serve un altro, me ne serve un altro. Si prendo l'Harrier. Questa è la granata della vita. Se mi arriva uno dietro tiro via il mouse fuori. Oh. Ok, devo andare via da qui. Proviamo a back. Abattivo, buonissimo. Ah, come ricompensa uccisione non ve l'ho detto, ma tengo Predator, Harrier e supporto aereo. Ne arriva uno qui, ne arriva uno qui. Rischioso. Però arriva da qua. Non ti azzardare, eh. Bravo.
Guarda che sta lì, guarda che sta lì. Sì, veloce, 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 veloce. Allora, ci pariamo un attimino il culo qui. Visto che ce n'è uno praticamente sopra. Dai, l'ho beccato. Dai, vaffanculo, ci ho vinto. Vaffanculo, volevo il supporto aereo. Vabbè, ragazzi. Prima partita del giorno, 8-0, dai. Non è andata così male. Ci ha sbloccato anche un tocco finale. E questo cosetto lì. Ah, in realtà quando arrivo al 70 non conto nemmeno di fare il prestigio, perché ricominciare da capo ogni volta è una rottura di palle. A me non mi interessa niente arrivare tipo all'ultimo prestigio. Cioè, non lo so, per adesso magari penso così, ma magari tra una settimana, quando sono arrivato e sto 10 giorni al 70, cambio idea e lo faccio, però per adesso è così. Ok, la partita è cominciata. Sembrerebbe tutto bene, siamo in ottima connessione, dai. Ci abbiamo 4 tacche. Bene, bene. Allora, passare qui è molto rischioso, anche se ho visto uno. Che ci sono gli stronzi che si mettono lì ad aspettare che passi, o col cecchino, o con, non lo so, con qualsiasi altra arma, comunque aspettano che passi. Infatti quello è morto! Adesso è andato questo stronzone. Guarda che camperino! Vai via tu, Salla, vai via! Aiuto, 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 aiuto! Perché? Dove sta? Dove sta? Sta qua sotto, sta qua sotto. No, deve stare qui, vedete che... come si disturba il radar! Bastardo! E non muore. Questo è il brutto del normale. Ah, questo secco. E dai, però non cominciamo con il cazzo di tuber. Cristo di Dio, eh. Guarda questa merda adesso come muore. Questo è una merda correre qua dentro. Lo so che ci sei. Lo so che ci sei. Non ci sei. Volevi. E volevi pure tu. Va, nemico individuato, questo non è un bene. Eccolo, eccolo, eccolo. GG, addirittura la testa come? Ah, mi sta arrivando uno addosso sicuro. Oddio, questo spot? Oh la madonna. Vedi, vedi, guarda, c'è uno stronzone che mi era venuto a prendere. Eccolo lì! Qualcun altro? Qualcun altro? Insomma, mi sono trovato davanti. Oh. Dove cazzo sta? Non ti fai un po' schifo? Fatti un po' schifo e muorici però mentre fai schifo. Allora, tramite appoggiamento noi possiamo scammare dove stanno. Ecco le leggi 18 Kimbo, vedete? Reducente che va a scatti e questa cosa è tipo questo, non mi rincuora per niente. Però io vado discretamente. Coglione, coglione. Ecco, dico, mi sta davanti. Ho visto il radar che si stava sputtanando e invece no, mi stava dietro. Guardalo lì. Urco, come cazzo ho fatto a prenderlo? Bellissimo, porco Dio, questo comando del cazzo. Guarda, guarda che schifo questo perk. Stava in fondo alle scale, io stavo alla fine, mi ha coltellato, super, così, volato. Boom! Lo sapevo che venivi da lì, coglione di merda, imbecille stronzo coglione. Ah, dai, 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 che li ammazzo tutti, non li ammazzo tutti, prendiamoci di sotto, spariamo, spariamo ovunque. No, 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 no! E allora? Shhh! Fatto un macello. Mermi tutti. Guarda tutti dentro, bastardi. Ma che cazzo acchiappo questo paio di palle? Mara, ma pure ammazzato. Cazzo, porco, porco, cazzo. Easy. Guarda, c'è una merda qua dentro. Eccolo, eccolo. Uno via. Mo c'è un altro. Lo so che ce ne esce un altro, lo so. Eccolo qui. Eccolo lì. Questo è filtrante. Oh, ecco, guarda quello. Guarda, levati, levati. No, che bastardo malefico. Bastardo, bastardo. Dai, 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 dai. Nuovo nemico individuato, è sempre un male. E no, dai. Bastardo, come ha fatto? Si ha preso una menti, sicuro. Vaffanculo. Tecnicamente stiamo qua dentro. Il cazzo di supporto aereo. Che grandi. Mitici alleati, mitici. Eccolo, 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 eccolo. Stanno cagando ricompense a ripetizione queste merde. Ah, abbiamo le atuberà, guarda che merda. Continua, guardalo. Guarda quello. Vaffanculo, non c'ho FMJ, vaffanculo. Quella merda che stavo atuberando poi. Qui muoio. E invece no, era quello stronzo con il G18 Gimbo. Direi, ma cazzo, sei uno stronzo anche tu che usi il G18 Gimbo. Effettivamente sì. Sono stronzo anch'io. No, 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 no! È impossibile, guarda, da vicino è l'arma più forte che esiste.
Allora, o lo one shotti con una botta di fucile a pompa o muori. E poi ci sono io che tiro la stordente, l'ho tirata all'idio, sul cosetto. Volevi! Cosa che nemmeno l'ha preso. C'è un nemico davanti. Ragazzi, primi. Prima 8-0, adesso meno 10, ragazzi, discreto. Punteggio discreto lo classificherei. Ragazzi, comunque spero che questo video vi sia piaciuto. Adesso abbiamo fatto così una prova, diciamo, per vedere se vi possa, se vi può piacere o no. Voi mi raccomando, fatemi sapere. Noi ci vediamo nel prossimo video, che uscirà nei prossimi giorni, sicuramente, cioè a breve, o domani, massimo, dopodomani. Grazie mille per la visualizzazione e ciao a tutti, ragazzi.